Prosegue il nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra della biodiversità di San Giorgio Canavese, alla quarta edizione, in programma maggio. Siamo qui oggi con il sindaco Marco Succio, sindaco di Alie, che con San Giorgio e Castellamonte fa parte delle Tre Terre Canavesane. Tre Terre Canavesane è un progetto nato, una sinergia nata nel 2015. Come è nata? È nata per creare qualcosa sull'onda emotiva di Expo 2015. Abbiamo voluto lasciare un segno sia per l'evento in sé che anche per gli anni successivi. Ci siamo trovati con i colleghi Andrea Zanusso e l'allora assessore alla cultura del comune di Castellamonte Nella Faletti per individuare una strada da percorrere insieme, con l'obiettivo di essere particolarmente concreti e incisivi, quindi rimanere in un ambito abbastanza limitato, che avesse delle peculiarità comuni a livello di territorio, comuni o comunque tra loro collegabili, e creare appunto un progetto culturale per riuscire a sbarcare ad Expo e far vedere ad Expo un angolo del nostro Canavese. E quindi, dopo una serie di riunioni e tanto entusiasmo, nasce Tre Terre Canavesane, che insomma è subito stato associato anche ad un logo, ad un progetto, e a tre manifestazioni principali, che una per ogni comune, che per quanto riguarda Alie è l'evento Carici tra le Stelle che si tiene a luglio. Tornando al 2015, il nostro progetto, come da obiettivi, è sbarcato ad Expo. Abbiamo tenuto una conferenza di presentazione più che del nostro progetto, in quel caso del nostro territorio, del Canavese in generale, nello specifico del nostro territorio, e siamo andati in quella direzione, raggiungendo comunque un obiettivo importante, e da lì è poi partito il progetto vero e proprio che, anche questo volutamente, non si è fermato al 2015, ma è proseguito negli anni e prosegue tuttora con ottimi risultati. La biodiversità vista, valorizzata, attraverso la tutela dei prodotti locali. Sì, esatto. Come dicevo poco fa, uno degli aspetti principali del nostro progetto è quello di individuare dei punti in comune. E i punti in comune che abbiamo teso a valorizzare sono appunto la tutela della biodiversità, in particolare per quanto riguarda il comune di San Giorgio, quindi con il loro prodotto Presidio Slow Food, che è la piattella canavesana di Cortereto; per quanto riguarda Castellamonte, le ceramiche; e Alie, che da un punto di vista culturale poteva un po' racchiudere entrambe le cose, dove in Castello abbiamo chiaramente una forte presenza delle ceramiche di Castellamonte e chiaramente anche una presenza storica delle biodiversità che venivano coltivate all'interno, diciamo, delle tenute del castello ducale. Questa precisazione era doverosa per arrivare a quello che è poi stato il nostro, la strada che abbiamo percorso, ci ha portato ad un'evoluzione di un evento che esisteva già, che era Calici di Stelle prima, poi diventato Calici tra le Stelle, e con il quale abbiamo teso a valorizzare al massimo la biodiversità attraverso la valorizzazione del prodotto tipico. Quindi, un evento che va a creare una forte valorizzazione soprattutto dei vini, chiaramente il titolo dell'evento dà un'idea di quella che è la manifestazione, e i prodotti tipici intesi come prodotti della trasformazione agroalimentare da parte di produttori artigiani locali, che, laddove possibile, per la maggior parte sono produttori che abbiamo individuato tra i maestri del gusto slow food. Quindi veramente per evidenziare quella che è l'attenzione del prodotto tipico, che chiaramente si va a collegare, qui mi ricollego per concludere alla tua domanda, al concetto di biodiversità. Quindi c'è un'integrazione completa tra il Comune di Alie e il Comune di San Giorgio, o meglio, tra gli eventi Calici tra le Stelle e il mercato delle terre della biodiversità, Esattamente, sì. entrambi con i produttori. Esatto, esattamente. Sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista concreto e pratico c'è una compenetrazione tra i due eventi, che sono in due periodi, in due momenti diversi dell'anno, ma che insomma hanno molti punti in comune, così come molti punti in comune hanno i nostri territori che vogliono andare a rappresentarsi nel progetto Tre Terre Canavesane.
Per quanto riguarda Calici tra le stelle, il nostro evento si terrà il 14 di luglio, siamo in continua evoluzione, l'anno scorso abbiamo avuto un successo inaspettato, abbiamo più che triplicato le presenze e quindi siamo fortemente motivati a migliorarci ulteriormente, siamo convinti di aver trovato la formula giusta, quindi quest'anno ci saranno nuove iniziative sia all'interno dell'evento che collaterali, che sulle quali stiamo lavorando, siamo ancora in una fase, siamo già in una fase avanzata, però comunque non è ancora del tutto definita, e andremo sicuramente a integrare con un evento anche culturale il giorno precedente, quindi il 13 di luglio ci sarà una parte più culturale che stiamo costruendo, il 14 di luglio l'evento classico Calici tra le stelle con un programma parzialmente rinnovato, però che mantiene la formula generale degli altri anni, soprattutto in relazione al fatto che, come dicevo, ha avuto un grande successo e puntiamo a farlo crescere sempre di più. Ringraziamo il sindaco di Via Marco Succio. Grazie a voi. E continuate a seguirci nei nostri approfondimenti dalla voce diretta dei protagonisti.